Wattai a tutti ciurma e benvenuti a Giggerino in questo nuovissimo episodio su Yandere Simulator. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie prosegua, per cui non dimenticatevi di lasciare un bel pollice in su. Se volete il prossimo episodio su questa serie, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 60 like, ragazzi, so che ce la possiamo fare. E quest'oggi ragazzi voglio seguire il consiglio che diversi di voi sotto in commento l'ultimo video che ho caricato su Yandere Simulator mi hanno lasciato, cioè sarebbe a dire giocare appunto la mod 1980 in cui la protagonista è appunto Ryoba Aishi nell'anno 1989 e si tratta appunto della madre della nostra Yandere. Mi avete consigliato comunque intanto di giocare questa proprio perché è stata comunque completata, quindi è una mod completa che ha quindi un inizio e una fine, e quindi io direi ragazzi di andarla a cominciare. Ok, eccoci qua, direi di non perdere tempo, di iniziare questa nuova mod, di iniziare questa nuova partita. Sinceramente appunto non ho la minima idea. Quindi ogni notte, da quando posso ricordarlo, ho sempre fatto lo stesso sogno. Ovviamente ragazzi cercherò di fare il possibile riguardo la traduzione. And live happily ever after. Caspiterina, c'hanno tutte la stessa ossessione. In questo sogno incontro un ragazzo, mi innamoro di lui, costruisco una famiglia evidentemente con lui e viviamo per sempre felici e contenti. Ci mancano soltanto gli scoiattolini e coniglietti. I've always believed that this dream was showing me my future, showing me the person I'll be with for the rest of my life. Quindi ho sempre creduto che questo sogno mi stava mostrando il mio futuro, quindi mi stava mostrando la persona con la quale sarei stata per il resto della mia vita. I spent years fantasizing about what it would be like to finally meet him. Io ragazzi, cioè io ti consiglierei qualche seduta da uno specialista, insomma, perché stanno tutte un pochettino fuori, vabbè. Ho speso anni fantasticando su come sarebbe stato finalmente incontrarlo. And then, one year ago, e poi, un anno fa, I found him. L'ho trovato! Oh, lui sarà stato felicissimo! The boy from my dreams is in the same school as me. Che buco nel culo, pensate, poteva essere una delle 6 miliardi di persone che ci stanno sopra il pianeta, guarda caso, è il ragazzo che va nella sua stessa scuola, dice il ragazzo dei miei sogni frequenta la mia stessa scuola. Oh my god! But I'm too afraid to speak to him because I'm worried that I'll ruin everything. Make him hate me. Cioè, se partiamo col piede sbagliato, però sono troppo spaventata per parlargli perché ho paura che rovinerò tutto e farò sì che lui mi odi. Perché ti dovrebbe odiare se sei una brava persona? I've been admiring him from afar while I built up enough courage to speak to him. Ok, ha passato praticamente un anno ad ammirarlo da lontano fino a quando è riuscita a trovare il coraggio necessario per parlargli. He's my soulmate, my destiny. Se lo dici tu, dice la mia anima gemella, è il mio destino. But while we're at school, he's just my senpai. Ma mentre siamo a scuola, lui è solo il mio senpai. I was having so much fun watching him, learning everything about him. And planning our life together. Questo si chiama in un altro modo tesoro, si potrebbe chiamare stalking o comunque cioè quando tu spii una persona però ascolti tutto questa persona, è abbastanza inquietante tesoro, te lo dico . Era così divertente guardarlo, imparare tutto da lui e pianificare la nostra vita insieme senza che lui lo sapesse chiaramente. But then, someone had to come. And ruin everything. Quindi qua torniamo sul solito aspetto. Ma poi qualcuno è arrivato e ha rovinato tutto. She's trying to take him. Oh shit, questa non sa in che cazzo di casino si è messa. Sta provando a portarmelo via. And I won't let her get away with it. Ok, tale qua la figlia. Tale madre, tale figlia praticamente, sì. Quindi non le permetterò di farlo, insomma.
Ok, io chiaramente ragazzi aspetterò vostri consigli qua sotto in commento perché suppongo che ci vorrà diverso tempo per finire questa mod, non ho la minima idea di quanti video ci potrebbero volere, però chiaramente ci siete voi siete il mio appoggio, voi siete il mio aiuto, quindi ci starete voi che mi aiuterete. Eccola qua. Ah, c'è il tutorial, ottimo. Quindi allora, ovviamente usiamo WASD per muoverci, quindi usiamo il mouse per ruotare la telecamera. Premi T to spawn. Che cosa? Ah, ok, T ci indica praticamente qual è la nostra destinazione, dove è il nostro obiettivo. Quindi segui la linea, ci guiderà, insomma, verso il nostro obiettivo praticamente. Posso correre, faccio prima, guarda, perché se no ci posso mettere una vita praticamente. Seguiamo la riga. Quindi tieni premuto per aprire di nuovo, quindi seguiamola, continuiamo a seguire la riga. Oh, sarebbe una figata, insomma, se ci fosse davvero una riga nella vita reale che ci indica qual è il nostro obiettivo. Sarebbe bellissimo. Oddio, non lo so manco se tanto, Allora, quindi. Tieni premuto per prendere il coltello. Va benissimo, quindi premi uno per nasconderlo, perché adesso ce l'abbiamo in mano, chiaramente. E di nuovo. Seguiamo la riga, vediamo. Oddio, non mi dica che stiamo già andando a fare quello che penso? Davvero, così, de botto, cioè senza manco starci a pensare troppo. Questo è peggio degli Yandere. Questo è peggio di Sofia, proprio peggio, adesso capisco. Oddio, tutta sta gente. Per lei non esiste nessuno se non evidentemente il suo obiettivo. Ah, sta ad entrare al cesso? Sta cagando, che dobbiamo fare? Dobbiamo irrompere nel cesso così? Ah, no. Quindi entra nel bagno, perfetto, e chiudi la porta, va benissimo, ecco, ci passa attraverso ma poco importa. E lei? E lei l'incriminata? L'ha tirata in trappola, ha detto chi vorrebbe mai parlarmi in questo posto qua? Usciamo e avviciniamoci. Con tutta la nonchalance del mondo, Gesù, Giuseppe e pure Maria, riparliamole. Oh! Quindi sei tu la persona che mi ha lasciato la nuotare entrare al mio armadietto? Di che me volevi parlare? Sapessi tesoro, sei spaventata? Ah, ok, ti devo dire qualcosa riguardo il ragazzo per cui provi dei sentimenti. Oddio, sai che c'ho una cotta per lui? È così imbarazzante! Oh mio Dio! Embarrassing! E quindi di che cosa mi vuoi parlare? Insomma, sapessi, perché te giri? Mai dare le spalle! Non puoi averlo. Appartiene a me. Allora, quindi metti la scatola delle buste della spazzatura nel bagno. Prendile premendo R. Dove? Ah, eccole qua. Oddio, ma davvero? Quindi dobbiamo portare la scatola. Ah, c'è sta fa comunque un tutorial riguardo su come possibilmente nascondere un cadavere. E dobbiamo metterlo in una busta. Gesù, Giuseppe e pure Maria. Quindi premiamo uno per lasciare la cosa. Quindi dobbiamo prendere la bucket, suppongo che sia la bacinella. E quindi devo riempirla con dell'acqua, chiaramente, da qui. Ok. Quindi lasciamolo per terra. Ah, devo metterci giustamente. Che cosa sto facendo? Ci cioè, devo mettere la candeggina, no? La candeggina lo sappiamo tutti più o meno, credo. Lo dicono nelle serie TV, quelle criminali. Non mi prendete per una che sa ste cose. Dicevo, se sa che di regola, se non erro, la candeggina toglie le tracce di sangue. Così dovrebbe essere, insomma. Quindi prendiamo la mop, chiaramente adesso. Facciamo un bel lavoro pulito e tutto il resto, mi raccomando. Premi CTRL per attivare la visione Yandere. Ah, quindi la visione di Yandere praticamente ci indica dove sono le macchie di sangue. Quindi premi E per, insomma, pulire le macchie di sangue, chiaramente. Spero di aver pulito tutto bene. Quindi lasciamo qui la mop. Prendiamo il cadavere. Su, Giuseppe e pure Maria, non ci credo che sta facendo questa cosa con tutta questa nonchalance. Quindi allora seguiamo la, chiaramente. Ma nessuno ci vede, c'è nessuno a scuola? Davvero? Così? Con tutta la tranquillità del mondo, come sempre. Ok, noi continuiamo a seguire la roba. Non
Poco ci interessa. Mente, dove devo andare? Ah, ok, devo uscire. Dove lo stiamo portando? Non mi dite che lo stiamo portando all'inceneritore. Lo stiamo portando proprio all'inceneritore. Incredibile, ma vero. Ok, quindi lo mettiamo. Esatto, sì, lo buttiamo qua dentro. Ci mettiamo il cadavere, tiriamo fuori il coltello. Chiaramente non bisogna dimenticarsi di buttare anche le armi del delitto. E seguiamo di nuovo la scia dove ci porta il cuore praticamente. Con tutta la gioia del mondo. Dove stiamo andando? Non dovremmo incendiare il cadavere. Ah, ok. Sì, adesso mi ricordo che potevamo fare questa cosa qua. Chiaramente dobbiamo cambiarci, lavarci e bruciare anche i vestiti. Ok, quindi togliamoci i vestiti. Non ce dobbiamo dare una lavata. Io direi di sì, infatti è dove mi sta portando la striscia del cuore. Quindi diamoci una... facciamoci una bella doccetta. Ricordiamoci sempre con tutta la nonchalance del mondo. Aspetta, come sta messa a bozze la mamma degli Yandere? Sta messa bene a bozzette, eh? Direi di sì, sta messa meglio della figlia. Questa è poco ma sicuro. Allora, intanto andiamo in giro. Aspetta un attimo. Ah, ok, mi metto... ah, quella la tuta da ginnastica. Che carina questi pantaloncini. Ovviamente portiamo i vestiti all'inceneritore, perché dobbiamo bruciare anche quelli. Devo cercare un attimino di ricordarmi dove sono sti posti, perché non vorrei ritrovarmi poi nei guai quando è il momento, insomma, di fare le cose da soli. Per cui portiamo questi qua, chiaramente li buttiamo dentro e attiviamo l'inceneritore. Tac! Quindi allora, nell'angolo in basso a destra puoi vedere la tua sanità mentale attuale, quindi premiamo E per continuare. La tua sanità è bassa, chiaramente, quindi premi rapidamente CTRL per ridere fino a quando la tua sanità torna a 100. Ok. Ok, oddio, questa raddocazza è sbucata, porca miseria, mi ha vista ridere come un'indemoniata. Bella zoomata sulle chiappozze e sulle tettazze, no, non posso, vabbè, comunque a parte tutto. Ok, quindi è una sorta di modo per sfogasse, insomma. Ammazza, tutta sta gente da dove è uscita? Oh, devo andare da questa. Ho visto che hai preso un coltello dal club di cucina, perché l'hai fatto? Ah, la reputazione, ok, in basso a sinistra, quindi avvicinati alla studente, insomma, che è stata testimone del tuo comportamento sospettoso. Quindi devo parlarle, ok? Quindi chiedi scusa. Oh, e quindi quel coltello era effettivamente della stanza, sì, non so che cavolo è, lo stavo soltanto portando dove doveva stare. Ah, ok, ha perfettamente senso, suppongo. Nell'angolo in alto a destra c'è, quindi ovviamente, l'attuale orario del giorno. Quasi ora di andare a casa, puoi esplorare la scuola o premi T, quindi per seguire ovviamente la linea del cuore e quindi vai verso l'uscita. Comunque direi che può andare bene così per ora. Quindi questo era il tutorial, chiaramente. Qui dove cazzo è l'uscita? Ok, ed è qua. Verso l'uscita con le nostre mutandine rosse super sexy e andiamo a casa. Ok. After I disposed of the girl who was trying to steal my senpai, I cleaned up all the evidence. Certo, ripeto, come se fosse tutto normale, eh? Dopo che mi sono occupata della ragazza che stava cercando di rubarmi il senpai, ho ovviamente fatto sì che tutte le prove sparissero. I left no trace of what I had done. Quindi non ho lasciato traccia di quello che ho fatto. Or so I thought. O così pensavo. When the police investigated the girl's disappearance, they found a single bloodstain. No, dai, non ci sto a credere, ma veramente. Quando la polizia ha investigato riguardo la sparizione della ragazza, hanno trovato un'unica macchia di sangue che mi ero dimenticato, perlomeno che non ho notato e che quindi non ho pulito. This was enough to make the police begin investigating the girl's disappearance. Oh, shit. As a possible murder case. Quindi questo è bastato per far sì che la polizia iniziasse a investigare sulla sparizione della ragazza come un possibile caso di omicidio. An elite school was big news. It was a stain on the school's prestigious reputation. Certo, certo, soprattutto in Giappone, figuriamoci. Quindi un potenziale omicidio in una scuola d'elite è stata, cioè, una grande notizia. Cioè,
perlomeno si è sparsa molto la voce, quindi è stata una macchia sulla prestigiosa reputazione della scuola. Quindi il preside non l'ha presa molto bene, vorrei pure vedere. To keep any future investigations as discreet as possible. Quindi allora, to strike a deal, ha fatto un accordo, insomma, ho sentito che ha fatto un accordo con la polizia per rendere il più discreto possibile qualsiasi investigazione, insomma, futura investigazione a scuola, penso. And the student council will be on high alert from now on. I'll need to be more careful in the future. Ok, perché pensi di rifarla ancora, insomma. Quindi la facoltà e il consiglio degli studenti d'ora in avanti sarà chiaramente in allerta, quindi dovrò essere molto più attenta in futuro. Another threat has appeared. Che cazzo, ma tutti, ma ci saranno tanti ragazzi, ma tutti quanti con questo qua se aprendono, ma io no, so, quindi, ma non posso ancora riposare, è comparso un altro obiettivo, cioè un'altra... At 6 p.m. on Friday. I need to stop her before then. Sì, sì, addirittura l'orario, cioè l'orario preciso in cui lei vuole confessare i suoi sentimenti al senpai, quindi alle 6 del pomeriggio di venerdì. Ho bisogno di fermarla prima If di allora. If I kill every girl who shows an interest in my senpai, I might attract more police attention. E grazie. Quindi, se uccido ogni ragazza che mostra dell'interesse per il mio senpai, potrei attirare l'attenzione della polizia alla scuola, chiaramente. So, even though I'm tempted to plunge a knife into her heart, perhaps I should consider avoiding bloodshed. Ok, quindi ci sta indicando cosa fare, tra virgolette. Quindi dice, per quanto io possa essere tentata di infilarle un coltello nel cuore, forse dovrei considerare di evitare spargimenti di sangue, praticamente. I should ease up on their conversations. I might be able to learn some valuable information. Ok, ci sta indicando cosa fare, quindi dovrei un attimino, cioè, ascoltare le loro conversazioni, probabilmente potrei apprendere qualche informazione interessante, infatti. I might be able to ruin their budding relationship. Ok. And make my senpai lose all interest in quindi her. Dice, devo evitare un attimino di ucciderla, possibilmente, quindi magari con un po', facendo un po' di sabotaggio, potrei essere in grado di rovinare il loro rapporto e quindi far sì che mio senpai perda tutto il suo interesse per lei. Ok, quindi ci ha dato un indizio su cosa fare, fondamentalmente, quindi è lunedì, continuiamo. Ed eccoci qua, questa è la stanza della nostra Mother Yandere. Che bello ragazzi, come potete vedere è ambientato chiaramente. Le mutandine, però ci abbiamo soltanto queste, va bene, va bene, va bene. Quindi come se ci si fosse appunto alla fine degli anni 80, è una cosa bellissima. Questa c'è il televisore a tubo catodico. Che mi devo portare uno di queste cose? Cioè, ho detto che non devo ammazzare, andiamo a scuola, no? Andiamo a scuola e basta. Cioè, vediamo un attimino cosa succede, ci sarà comunque un modo per appunto far sì che questa non sia più ben vista dal nostro carissimo senpai. Ok, eccoci qua a scuola. Oddio, questa... Oh, già va all'attacco? Oh, c'è la possibilità di spiarli. Vediamo. Ehi, come va? Cos'è un bento? Per mia sorella questa mattina, ma è andata via senza prenderlo. Non voglio che vada sprecato. Vuoi prenderlo tu? Oh, certo, ne sarei felice. Fantastico, eccolo, spero che ti piaccia. Cos'è un bento? Cosa cazzo è un bento? Grazie, lo terrò sul mio banco per adesso, poi lo mangerò a pranzo. Ah, è una cosa da mangiare. Ok, alle 5 e un quarto incontriamoci fuori, così puoi dirmi che te ne pare. Ok, sembra quasi un appuntamento, non so se intende appuntamento. Oddio, non vedo l'ora, è così contenta la scemetta. Va bene, allora questa cretina gli ha dato qualcosa da mangiare. Solo che, allora, non penso che dovremo avvelenarlo, perché chiaramente no, cioè se no andiamo ad avvelenare il nostro povero senpai. Ma dovremo far sì che qualcosa vada storto, insomma. Allora, se sono dati appuntamento, tra virgolette, alle 5 e un quarto, comunque, quindi dopo le lezioni, così che lui possa dirle cosa gliene è sembrato. Però a questo punto delle cose... non so cosa fare. Quindi questo qua è il suo armadietto, va benissimo, cercherò di tenerlo a mente più o meno, non so se me lo ricorderò. Io direi, sì, vai addosso, gli passa addirittura attraverso. Già state a fare cose zuzze, ragazzi, andateci piano. Oddio no, senpai, per favore. Sì, sto benissimo, okay. Sto benissimo, fai finta di niente, te prego. Io la seguirei, proviamo a seguirla. Da notare che a differenza degli altri studenti lei c'ha una borsa, ragazzi, una borsetta, quindi magari qualcosa vuol dire.
non sta andando come di solito fanno gli studenti lì nel giardino vicino alla fontana, per cui non so. Ah, è questa? Classe 2-1. Magari è venuta a lasciare la borsa. Forse. Fa finta di niente, come se io non fossi qui, eh? Esatto. Mizzica. Perché è entrata in classe sto cretino? Pensavo di poter andare a spiare. Dimmi che sto uscendo, te prego. Così pare. Ok, ottimo. Entriamo. Vediamo un attimo. Ok. Libri, bento, contrabbanda. What the fuck? Leggi il giornale. Hai trovato un giornale nella borsa della tua rivale. È un giornale che riguarda i ragazzi carini. La tua rivale ha lasciato, insomma, ha disegnato dei cerchi sui ragazzi che gli piacciono di più. Le piacciono i ragazzi che hanno i capelli legati, che indossano bandane, che indossano occhiali da sole. Non le piacciono tan their skin. Tan, non ho la minima idea di che significhi, la loro pelle. Non le piacciono i capelli scuri. Non le piacciono i ragazzi che indossano molti gioielli. E quindi ammira ragazzi, uomini che hanno molto coraggio. Ok, questo ci serve a qualcosa? Ci serve davvero a qualcosa? C'è il suo diario. Quindi guardi nel suo diario. Le piace cucinare, la musica, gli sport, il giardinaggio e le piacciono i gatti. Ok, su questo siamo d'accordo. Non le piacciono il dramma, l'occulto, la scienza e i videogiochi. Allora sei fuori, amica. E la violenza. Quindi apprendi dei segreti imbarazzanti che potrebbero aiutarti, magari, sai, a fare un po' di gossip in giro riguardo lei. La cosa più recente che ha scritto sul diario dice: non riesco a dormire, sono preoccupato riguardo il fotografo cattivo. Fotografo chi? Qua dice: forse dovresti cercare di diventare sua amica, mettere una nota nel suo armadietto per far sì che possiate parlare di questo argomento, che quindi ci sta suggerendo cosa fare adesso effettivamente. Dice il bento. Questo è il suo però, perché quello che ha dato al senpai già gliel'ha dato. Se glielo rubo che succede? Vabbè. Ah, ok, contrabbandare praticamente metti roba, insomma, zozza o roba brutta nella sua borsa. Ok, cosa che ovviamente adesso non possiamo fare, per cui ok. Allora, torniamo, ragazzi, di sotto agli armadietti, chiaramente. E andiamo a mettere questa benedetta nota su armadietto, che era qua, se non sbaglio. Oddio, perché non mi fa interagire? Aiuto! What the fuck? Ah, guarda qua, trova l'armadietto dello studente, ma già l'avevo visto prima. Questo qua, per cui trova l'armadietto, eccolo qua, perfetto. Ok, quindi lasciale una nota. Quindi voglio parlarti del, appunto, del fotografo cattivo. Incontriamoci, direi, ragazzi, di evitare fontane, cioè posti troppo affollati. Quindi la caffetteria no, dietro la scuola no, la fontana no. L'unico forse posto più appartato è il tetto, chiaramente. A che ora? Direi prima, dopo le lezioni, però prima che si incontri chiaramente con... Se non sbaglio, forse la pausa per il pranzo c'è proprio alle 3:30, se non mi ricordo male, per cui... Ok, perfetto, adesso che gliel'ho lasciata... io, ragazzi, ho reminiscenze comunque dai video antichi che avevamo fatto su Yandere Simulator, quindi probabilmente adesso dovrei andare a dirglielo che qualcuno ha lasciato una nota. Dov'è? Ah, è qua, eccola qua. Che buco di culo. Gossip. Ah, sento... Ah, ecco, mandala all'armadietto. Quindi guarda, ho visto qualcuno lasciare una nota nel tuo armadietto. Ah, non si fida di me. Deve essere per forza mia amica. Proviamo a socializzare un attimo allora. Qua c'è un obiettivo addirittura. Però dovrei farlo prima delle lezioni. Cos'è assignments? Ah, forse è una ricerca riguardo una materia. Quindi voglio che qualcuno lo faccia per me. Va bene, sì, dai, ci penso io, ho capito. Se questo serve a diventare tua amica, però non so se farò in tempo prima delle lezioni. Quindi fai in modo che nessuno ti veda. Quindi in biblioteca. Ok, accettiamo, va bene. Ah, spero di stare facendo bene, ragazzi, sinceramente. Se c'è stava l'obiettivo, evidentemente ci serve fare questo. Quindi allora, devo andare in biblioteca. Non ho la minima idea di dove sia la biblioteca. Eccola qua, library. Ci siamo, speriamo non ci sia nessuno dentro, chiaramente. Dov'è che devo fare? Cosa c'è un modo per interagire? Ci sarà. Ecco qua, che cool, ok, ottimo. Quindi questo l'ho finito, perfetto. Questa se fa i compiti dagli altri. Sei proprio una bella merda, tesoro. Ho fatto, ho fatto. Oh my god. Oddio, l'hai fatto, wow. Quindi grazie mille. Sì, prego, prego, tesoro, ok. Quindi adesso...
Siamo amiche? Io spero di sì, sinceramente. No, dai! Bisogno di una reputazione, di 10 punti reputazione, ma è follia! Quanto tempo ci metto? Quindi le piacevano i gatti? Vediamo un attimo. Così no, non ce la farò mai. Ok, abbiamo guadagnato un punto. Devo cercare quindi di parlarle. Ah, cazzo, non mi fa altro. E come cazzo la faccio? Proviamo a parlare con gli altri. Sì, però cioè, parlare con gli altri non mi servirà se non conosco i loro gusti, chiaramente. Vediamo se andando a culo, ragazzi. Porca miseria, ne ho perso uno. Ho perso uno che ho guadagnato, cazzarola. Beh, te sei del club di cucina. Probabilmente ti piacerà cucinare, no? Non ce la farò mai a guadagnare punti così se non conosco i gusti della gente, chiaramente. Questa qua sarà del club dell'occulto, sicurissimo. Proviamo. Dai capelli che ha, almeno mi auguro. Ok, ne abbiamo guadagnato un altro. Devo andare un attimo a intuito, possibilmente. A questo gli piace scrivere. Vediamo se gli piacciono i libri. Spero di sì, stava scrivendo. Ok, ok, è andata a culo di nuovo. Sono riuscita a guadagnarne un altro. Dovrei trovare gente che c'ha tipo la tuta e ste cose qua. Posso parlare con sti cretini? Ti piace la violenza, vero zio? Ah, ok, niente, non gliene frega un cazzo. Non mi ha fatto guadagnare niente. Niente, questi non mi fanno guadagnare punti. Sarebbe stato fin troppo facile, purtroppo. Pure a te ti piace cucinare, ma chiaramente non mi puoi parlare adesso. Qua ci stanno quelli che si stanno allenando. Vediamo un attimino se ho fortuna stavolta. No, non posso. Non posso parlare con questo. Other topics, ok, socialize. Ok, mi piacciono le arti marziali. Ti devono piacere per forza pure a te, dai. Ok, perfetto. Vediamo se possiamo parlare pure con quegli altri due che sono seduti. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Vediamo se abbiamo fortuna, ragazzi. Riusciamo a combinare qualcosa prima che inizino le lezioni. Ma ho paura di non riuscire in tempo, sinceramente. Non penso di poter parlare con questi due. O sì? Sì, posso parlare con questi due anche. Posso interromperli. Perfetto, siamo a più 8. Forse coraggio, ce la possiamo fare. Parliamo pure con te, scusa zio se ti interrompo, ma ho bisogno per forza di questo punto reputazione. Ok, e vediamo un attimino di trovare un altro che è ben prevedibile che gusti abbia. Vediamo se ho fortuna. Se deve piacere per forza il club de, sì, del club del giardinaggio. Quindi siamo, adoro la natura. Anzi, il giardinaggio, proprio nello specifico. Mi piace, guarda, adoro il giardinaggio. Per quanto io abbia appena rifiutato di dirmi al tuo club. Perfetto, il punto che gli dice è che la reputazione si aggiornerà dopo le lezioni. Ok, stanno andando tutti a lezione. Accidenti, non penso di fare in tempo, ragazzi. Perché si aggiornerà dopo. Allora è andata a farsi friggere sta cosa qua, mannaggia la cincia allegra. Speravo di aver fatto una cosa buona. Vabbè, niente, andiamo in classe e vediamo cosa succede. Facciamo lezione, io direi di migliorare in chimica, in psicologia, nel linguaggio e in chimica e in psicologia. Boh, andiamo così. Quindi mo posso mandarti al coso, vero? Ah, perché adesso ci siamo fermati all'ora di pranzo. Ah, ok, 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 meno male, ragazzi. Io pensavo che le lezioni finissero proprio alle 3:30. Per cui lei adesso correrà. Che culo, ottimo, ottimo. Meno male che ho fatto la cosa della reputazione prima di andare a lezione. E quindi lei alle 3:30 chiaramente si sbrigherà ad andare sul tetto. Huh? What's this? Maybe I should meet them. Ok, ok, si è convinta ad andare poi quindi sul tetto, perfetto. Non penso che ovviamente questo ci servirà ad ucciderla perché avevamo detto di non fare questa cosa. Va bene, rimettiamoci a lezione e vediamo cosa succede dopo. Quindi direi linguaggio, chimica, biologia, è a posto così. Ok, la tipa sta correndo via, attenzione. Ah, sta andando dritta sul tetto. Ok, sì, ragazzi, sta andando sul tetto, ottimo. E bella, oh, vai piano, mamma mia come corri. Ciao tesoro, sono io. Ah, oddio, no. Spingerla, no, non è quello che vogliamo. Quindi allora il diario, insomma, vabbè. Praticamente ho visto accidentalmente cosa c'era scritto nelle ultime pagine. Quindi qualcosa riguardo questo fotografo, quindi mi ha preoccupato, sei in pericolo, hai bisogno di aiuto? Dimmi cosa sta succedendo. Oh, accidenti, non ero pronta a parlare di questa cosa con qualcuno, ma sì, c'è qualcosa con cui avrei bisogno di aiuto. C'è un asylum abbandonato, giusto fuori città,
Quindi si vocifera che sia infestato dai fantasmi. Quindi i miei amici mi hanno sfidato a spendere, insomma, a passare una notte lì come un test di coraggio. Quindi ho accettato. Mannaggia, mi sono persa l'ultima frase, ragazzi. Quindi ho esplorato tutte le stanze per cercare un posto per dormire. Ma quando pensavo di aver trovato la stanza perfetta, oddio, un uomo con un coltello è apparso e ha chiuso la porta dietro di lui, mi ha intrappolato nella stanza e poi mi ha detto, insomma, che mi avrebbe tolto i vestiti. Oddio, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Quindi ero terrificata e quindi ho fatto quello che mi ha detto di fare, non mi ha toccata, ma aveva soltanto una fotocamera, insomma una macchinetta fotografica con lui e ha preso un po' di, insomma mi ha scattato diverse foto e quindi aveva una grossa borsa con lui. Ad un certo punto ho visto cosa c'era dentro, quindi tanto equipaggiamento per la macchinetta e quindi dozzine di fotografie di altre ragazze. Quindi doveva stare, insomma, doveva essersi messo fuori dalla Asylum tutte le notti, ogni notte, quindi aspettando ragazze che sarebbero comparse lì e poi non leggo. Mannaggia, è lunghissimo. Giusto, quindi vabbè, girò questa voce del che l'Asylum fosse infestato per magari intrappolare le ragazze, insomma, portare le ragazze lì. Quindi comunque ho trovato un'opportunità per scappare, quindi ho preso i miei vestiti e sono corsa via. Sono arrivata in salvo, ma non sono riuscita a dormire sapendo Why che lui don't ha you call queste the foto, police? insomma. Perché non hai chiamato la polizia? Quindi non voglio che nessuno veda quelle mie foto, nemmeno i poliziotti, quindi morirei per l'imbarazzo, quindi se lo utilizzassero, insomma, se lo utilizzassero come prova per un processo. Quindi voglio tornare lì e bruciare quella borsa, insomma, la borsa del tipo, e quindi, ma quel posto è diventato ancora più pericoloso. Diversi, insomma, senza tetto, adesso vanno lì, quindi anche drogati, e ho paura, insomma, che mi succeda qualcosa se torno lì. Quindi I'll go to ci the insane andrò asylum io e and burn the brucerò le photographer's pictures foto for you. del, insomma, di questo tizio per te. Sei sicura? Potresti, insomma, ferirti. Quel posto è davvero pericoloso. Ma davvero dovremmo fare sta cosa? Ma di che cazzo mi state parlando? Don't worry, Non I'm preoccuparti, tougher than sono I più look. forte di quello che sembro. Se riesci a bruciare quelle foto, sarò in debito con te per il resto della vita. Ma non voglio che tu corra dei rischi. Oh mio Dio, ragazzi, cioè questa cosa è veramente bella intricata, Trust me, eh? Quindi fidati I'll di be me, fine. starò Give me your bene. phone number Quindi so I dammi can il tuo call numero di you when the telefono problem is risolved. così che possa chiamarti quando il problema è risolto. Ok, ma fai attenzione, se ti succedesse qualcosa non me lo perdonerei mai. Ok, cioè, ma ragazzi, ok, cioè quindi dovremmo fare questa cosa. Oddio, no, non volevo, non è stata colpa mia, non avevo intenzione di fare questa cosa. Quindi, incredibile, ma vero, ragazzi, dovremmo fare sta roba. Cioè, ci faranno andare in questo asylum. Va bene. Torniamo in classe. Ok, quindi non c'è niente da fare, non devo tornare a lezione, infatti mi sembrava strano effettivamente. E forse devo semplicemente aspettare l'ora in cui loro si vedranno, però ha detto che si vedranno dietro la scuola, se non sbaglio. Evidentemente, ragazzi, non posso fare nient'altro oggi, nel senso devo guadagnarmi la sua fiducia in qualche modo e poi sabotare la cosa più avanti, perché comunque oggi è lunedì, insomma, lei ha intenzione di confessargli il suo amore venerdì. Sta pulendo chiaramente. Per cui mi sa che quello che devo fare è aspettare, ragazzi. Ok, c'è la possibilità di far passare il tempo, chiaramente. E ovviamente non potrà essere. Deve passare un'oretta, insomma. Non ci possiamo muovere da qua. Ok, per fortuna si sono messe qua a parlare. Io spero che restino qua. Perché non voglio perderla di vista, chiaramente. Questo qua è tipo la quinta, sesta volta che viene qua e la osserva. Pure te, non scherzi, eh. Pensavo di essere l'unica stalker in questa scuola. Ma che cazzo vuoi? Ok, sono quasi le 5. Io penso che sia cosa saggia, ragazzi, arrivare al giorno successivo. Perché suppongo che il salvataggio avvenga lì. Nel senso, non stoppare chiaramente il video o comunque il gioco nel bel mezzo di una giornata. Perché se non ricordo male, comunque ogni volta poi il giorno si resetta. Quindi poi sarebbe stato tutto inutile. Ok, ragazzi, il momento è quasi giunto. Chiaramente, come vi dicevo prima, aspetto i vostri suggerimenti, i vostri consigli per le prossime puntate. Perché adesso io oggi sono andata un po' a intuito e a culo, principalmente. Quindi il fatto di essere arrivata in classe con lei che ha appoggiato la borsa e aver notato comunque che avesse una borsa, eccetera, eccetera, è stata questione di fortuna, principalmente. Se no, effettivamente non avrei capito comunque
cosa fare, quindi penso che questa sia la strada giusta, nel senso questa questione qua di andare a bruciare foto, comunque guadagnarmi la sua fiducia, suppongo sia la strada giusta, quindi aspetto ragazzi poi i vostri consigli e il vostro aiuto chiaramente per i prossimi episodi, per cui sono le 5.13, vediamo cosa succede alle 5.15. Era come una disperata, cioè fossi stata in lei mi sarei avviata, ecco qua, ah no, non corre come una disperata, va proprio con tutta la nonchalance del mondo, con quell'aria trasognata di chi ha cucinato per il ragazzo che le piace. Sono sicura al 100% che lui le farà i complimenti, perché di sicuro sarà stato buonissimo quello che ha cucinato. Solitamente ragazzi, quando ci stanno le ragazze, insomma, giapponesi che fanno quei piatti meravigliosi, buonissimi, di solito la roba sembra buonissima e di sicuro è buonissima. Ok, lì c'è la solita professoressa zizzona d'educazione fisica. Questo tizio con l'impermeabile, che cacchio è? Ma che fai? It's you. Pardon? It's you che? Che vuoi? Che I vuoi? Know you're hiding something. Ma che nascondo? Ma cosa vuoi? Ok, si incontreranno qua. Lei si è fermata ad ammirare la corteccia dell'albero senza un cazzo di motivo. Quindi questo, mo c'è sta pure di mezzo sto tizio qua, che è un investigatore che passa tutta la sua vita qui a scuola per poi tra l'altro perché me? Cioè, perché dici a me? Oh, sei tu, lo so che tu stai nascondendo qualcosa. Ma che vuoi? Ma che t'ha detto niente? Probabilmente devo aspettare qua. Ok, io direi di spiare. Ok, mi sa che sta arrivando. Credo sia lui, eh. Ok, sì, sta arrivando. Vediamo un attimo cosa pensa del suo bento. Oh, ti è piaciuto il bento? Sì, oddio, era delizioso. Ci avrei scommesse le palle. Era delizioso, l'ho adorato. Oh, davvero? Davvero? Oh, wow! Gna. Sì, sei una grande cuoca. Lo sapevo, ragazzi. Vedete, erano tutte cose che io già avevo previsto. Oh, mi rende così felice sentirlo. Quindi non ti posso promettere che porterò sempre un altro bento a scuola, ma quindi mi rende veramente felice sapere che comunque ti piace la mia cucina. Ti piacerebbe arrivare a casa insieme, quindi camminare fino a casa insieme? Oh certo, ne sarei felice, oh cazzarola, lui la sta apprezzando ragazzi, questa cosa a noi non va assolutamente bene. Sì, andiamo, cioè praticamente è stata lei a chiedergli se l'accompagnava fino a casa. Questo è un guaio signori, questo è un vero guaio. Lui ovviamente di solito si dice, se vuoi conquistare un uomo prima devi passare per il suo stomaco, una roba del genere. Quindi se sei una brava cuoca e riesci a cucinargli cose buone che gli piacciono, hai fatto centro. Niente, andiamo a casa. Io suppongo di dover andare a casa. Quindi Ryoba è pronta per andarsene da scuola. Quindi poi, vabbè, Ryoba ritorna a casa praticamente. Dopo averlo spiato ben bene, se ne ritorna a casa. Per cui, cioè, poi allora la quest del... Si può andare, top. Allora ragazzi, io non so se mi salverà qui la partita. Io sinceramente mi auguro di sì, anche perché qui non mi dà l'opzione per salvare. Quindi spero sinceramente, però che non lo so. Non lo so se mi salverà qui la partita, ragazzi. Ok ragazzi, questa è la intro alla quest appunto nell'asylum praticamente, quindi borse da bruciare una. Quindi incredibile ma vero, c'è anche questa quest, oddio esterna, no non mi fa uscire. Cazzarola, pensavo di poter uscire ragazzi. Oddio, vedo una persona, io non ho la minima idea di cosa fare. Eci. Oddio. Ma ragazzi, è inquietante questa cosa qua. Tasty. Ma non posso... Oddio, ma sta gente è matta. Cioè ragazzi, questa cosa è terrificante, io oserei dire. Aiuto, oddio, mi vede. Ok, è terrificante. Io non ho la minima idea di dove cercare sta borsa. Io adesso non avevo intenzione di cominciare in questo esatto momento la quest, ma non ho potuto... fare altrimenti, perché pensavo mi salvasse la partita e pensavo poi di poter uscire sinceramente, ma a quanto pare non è così, quindi mi sa che oggi vi toccherà ragazzi sorbirvi un video un pelino più lungo, mi dispiace. Tra l'altro cioè, dove la becco io sta borsa? Cioè come faccio a sapere io dov'è sto tizio?
Freeze! Take off your clothes or I'll kill you. Ok, è lui. Porca miseria, sono stata presa. Niente, non l'ho fatto apposta, ragazzi, sinceramente. Comunque, vabbè, allora, io spero mi farà riprendere da qua. Ok, in questo caso, ragazzi, mi ha fatto andare a martedì. Il problema è che non ho potuto completare la quest del matto. Porca vacca. E mo? Mo sarà un guaio, non potrò avere la sua fiducia, cazzarola. Vabbè ragazzi, allora facciamo così. Io per la prossima volta, ovviamente se riusciamo a raggiungere i like che vi ho chiesto, quindi ci sarà un prossimo episodio, vedrò magari di rifarmelo per conto mio, quindi fare in modo poi comunque di fare anche questa benedetta quest dell'Asylum, perché comunque è una cosa che si deve fare, suppongo, obbligatoriamente, forse, per conquistare l'amicizia di questa cretina. Perché ovviamente ragazzi fatemi sapere in commento qua sotto i consigli che avete da darmi. In ogni caso questa mod ragazzi sembra veramente molto interessante, tra l'altro ben fatta. Ebbene comunque secondo me che ci sia finalmente qualcosa di completo su Yandere Simulator. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!